andiamo a Nonio, Paese dei Gatti. Il piccolo paese cusiano da tempo è parte integrante del circuito dei Paesi dei Muri Dipinti. Il prossimo anno qui arriveranno affermati artisti per realizzare nuovi murales dedicati agli amici felini. Per l'occasione il sindaco Minazzi ha voluto lanciare un appello al marchio di alimenti per animali Monge, festeggiare a Nonio la ricorrenza. Sindaco, oggi è una festa grazie al FAI che ci ha portati qui, ma mi sa che c'è anche un appello che parte dal Lago d'Orta verso la provincia di Cuneo. Perché e che cos'è? Sì, certo, noi abbiamo approfittato di questa giornata del FAI appunto per ci siamo permessi di lanciare un appello, visto che un altro anno è il 90° anno, anniversario della fondazione di una grande industria dove dà da mangiare a cani e gatti nel mondo, diciamo. Vorremmo lanciare questo appello al titolare della Monge. Sì. Beh, qui ci starebbe bene nel paese dei gatti. Sì, certo, questo è il paese dei gatti e da qui appunto che abbiamo pensato di far partire questo appello, diciamo. Vorremmo un altro anno magari poter festeggiare con una loro presenza, con un significativo presente. Ecco, diciamo. Anche perché il prossimo anno, dobbiamo dirlo, saranno realizzati dei murales qui, dedicati proprio ai gatti, fatti con artisti famosi. Sì, noi facciamo parte dell'associazione Muri Dipinti. Diciamo che nelle province di Novara, di Verbania e anche altre province piemontesi non c'è un paese dedicato ai gatti come sul Lago d'Orta. No, in particolare come questo no, c'è solo Brolo, che è un paese appunto dei gatti, perché c'è una vecchia storia e quindi vorremmo mantenerla e vorremmo ravvivarla.